Beh, quello che vediamo è che gli indigeni fondamentalmente sono esclusi, è come se fossero un po' dei cittadini di serie B o di serie C, e questo è molto evidente, esclusi, emarginati, rifiutati, soprattutto lo si vede in una grossa città come Città del Messico, città molto produttiva. Città grandissima, vedi che gli indigeni rappresentano una minima parte della popolazione e comunque vivono in condizioni veramente, veramente drammatiche. Io lo posso vedere vivendo ogni giorno nella periferia, là in quella cartonera, in quella baraccopoli lungo i binari del treno dove la comunità indigena lì risiede e vive in situazioni, in condizioni drammatiche. E quando si vivono situazioni di forte povertà, forte emarginazione e mancanza di educazione, inevitabilmente si entra nella spirale della criminalità organizzata, nella spirale del narcotraffico, perché la criminalità prospera lì dove c'è una mancanza di educazione, di sviluppo, anche di comunione, di fraternità e di integrazione. Ecco che lì il narcotraffico prende piede, diciamo che gli assalti, le aggressioni armate e le uccisioni sono all'ordine del giorno, quindi c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Tutta la gente che lì vive ha subito o subirà, già lo sanno, un'aggressione armata come minimo. E quindi il clima è piuttosto teso, la tensione è molto alta. Però ciò non toglie che anche in un ambiente così noi siamo chiamati a costruire legami di fraternità e di comunione. E Papa Francesco, nella sua ultima enciclica, Fratelli Tutti, dice che la vita è l'arte dell'incontro. La vita è l'arte dell'incontro. Secondo me questa è una frase molto bella. È una frase molto bella che ci fa capire come la nostra vita sia chiamata a questo incontro, a vivere costantemente la dinamica dell'incontro. Ricordo un episodio semplice, però molto bello e significativo. Ricordo di aver conosciuto lungo i binari del treno una piccola comunità, diciamo così, un piccolo gruppo di sbandati, cioè gente che probabilmente vive di espedienti, è gente che vive una vita un po' ai margini, quindi alcol, quindi droga, però sono riuscito a legare con loro e in particolare con una persona che, ripeto, probabilmente vive di espedienti, vive ai margini, io questo lo posso già intuire, che però mi conoscono e con i quali si è creato così un rapporto anche di amicizia. Ricordo che questa persona mi disse un giorno: padre, mio papà è morto, solo che non vive qui, la mia famiglia ormai mi ha emarginato, mi ha escluso, non mi vuole più vedere. Ho saputo che è morto, io non sono potuto neanche andare chiaramente al funerale. Loro ormai non vogliono più sapere niente di me. È possibile celebrare una messa? Io vorrei comunque ricordarlo, mio papà. E allora gli ho detto: tu stai tranquillo, vengo io qua lungo i binari e facciamo una bella messa per tuo papà. E lui subito mi ha detto: ma io non ho la possibilità di pagare l'intenzione della messa. E io ho detto: ma non ti preoccupare, ma chi se ne frega dell'intenzione della messa, lascia perdere, non siamo mica qui a fare un commercio. E allora mi ricordo che sono andato sui binari, là abbiamo messo il tavolino, i fiori, l'altare ben sistemato con un gruppo di persone, abbiamo cercato di creare anche un piccolo coro, lui era presente chiaramente, ha invitato anche i suoi amici un po' ubriaconi e abbiamo celebrato una bella messa.
Ha cantato anche lui, si è lasciato coinvolgere, si è messo anche a piangere, chiaramente, e continuava a chiedermi se valeva quella messa, se comunque la cosa andava bene ugualmente, nonostante lui non sia andato, non fosse andato al funerale. Gli ho detto, ma certo che vale, dove siamo riuniti nel nome del Signore, il Signore è presente, stai tranquillo e tuo papà è in comunione con noi perché ci guarda già dall'alto, ci mancherebbe altro. Non sapeva più come ringraziarmi e mi ha abbracciato ed è stato molto bello, è stato molto bello, un bel incontro di fraternità con la gente che io avevo portato, con la gente che c'era lì. C'è un piccolo segno che però vuol dire che ci siamo, che siamo un elemento di comunione, di fraternità, che siamo lì per tutti e che vogliamo creare comunque un nuovo stile di presenza, l'essere una chiesa in uscita, l'essere una chiesa che parla con tutti e che guarda alle periferie con un occhio di riguardo, e questo penso che sia molto bello. Un piccolo segno di fraternità e di comunione, penso che sia rimasto scritto nel suo cuore così come è rimasto scritto nel mio. A noi il compito di seminare, questo è chiaro, anche perché in quella zona nessuno ci ha mai lavorato. A noi il compito di seminare e poi di far crescere poco a poco quel seme che è stato gettato nel terreno. I frutti magari si vedranno più avanti, quando magari noi neanche ci saremo. Però importante è seminare, importante è non stancarsi di creare qualcosa di bello e di significativo e di importante con questa gente.